Buonasera amici di Pavilion TV e benvenuti a Punti Dintorni, la rubrica quotidiana degli appuntamenti sul nostro territorio e non solo. Vi ricordo che potete anche segnalarci i vostri appuntamenti alla mail info@paviliontv.it o al numero telefonico 389-256-6296 tramite WhatsApp. Cominciamo subito questa puntata ricca con gli appuntamenti settimanali e partiamo con la penna e il torchio, due giornate storiche a Milano, che sono iniziate proprio durante la giornata di oggi, lunedì 14 dicembre, proseguiranno durante il pomeriggio di domani, martedì 15. L'Archivio di Stato di Milano ha aperto le sue porte per diffondere atti, bandi e statuti dalla produzione manoscritta e tipografica a cavallo tra XV e XVI secolo. Sono quindi due giornate molto importanti queste che si stanno svolgendo, anche per una memoria storica, in collaborazione con il CRELEB, il Centro di Ricerca, Libro di Teoria, Biblioteca dell'Università Cattolica, appunto, di Milano. Per poter accedere a questo evento, quindi alla giornata finale e conclusiva di domani, sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del CRELEB, che vi ho detto prima, o sulla pagina Facebook dell'Archivio di Stato di Milano, dove verranno trasmesse le dirette. Per qualsiasi informazione, poi, sarà possibile contattare la segreteria organizzativa all'indirizzo convegno.statuti@gmail.com. Continuiamo parlando delle iscrizioni ai corsi FTS, come vi ho già parlato la settimana scorsa. I corsi FTS sono corsi di istruzione e formazione tecnica superiore che da gennaio 2021 partiranno in forma gratuita nel cuore dell'Oltrepò, a Varzi, offrendo la possibilità a neodiplomati del settore alberghiero di proseguire attività teorica e pratica con stage formativi rinomate eccellenze locali. Sono 1.000 le ore che verranno suddivise tra teoria e pratica, che lo studente potrà scegliere fra due percorsi differenti fondamentali, il corso cibo e il corso turismo. Il mese di dicembre è l'ultimo per potersi iscrivere, quindi sono le ultime giornate, per cui iscrizioni alla mail cfp.voghera@santachiarodfef.it o al numero 0383 368 700. Parliamo di iniziative solidali, delle scatole di Natale, altro evento di cui vi ho già parlato, ma con un aggiornamento, perché le scatole di Natale arrivano anche in Oltrepò. Sono ben due i comuni che hanno aderito alla lunga lista dei comuni lombardi, quello di Casteggio e Rivanazzano Terme, che in collaborazione con la Croce Rossa offriranno questa importante iniziativa. Cosa bisogna fare? Bisogna munirsi di una scatola, che potete avere anche a casa o comprare a poco prezzo, e mettervi cinque cose fondamentali: una cosa calda, una cosa golosa, un passatempo, che può essere un libro o una rivista, un prodotto di bellezza, quindi un profumo, o una crema, e un biglietto gentile, che questo è fondamentale perché gli auguri valgono più di ogni regalo. Quindi vi ricordo la pagina Facebook Scatole di Natale trattino Milano per vedere tutti gli altri comuni lombardi che aderiranno oltre quelli dell'Oltrepò. Continuiamo parlando di mostre. A Pavia, la cultura a Pavia per Natale. Come sapete, il castello di Pavia e la sala dei musei civici vengono spesso aperte per mostre. Nonostante la pandemia, tornano anche queste, e in particolare in questo contesto verranno mostrate due interessanti opere. Una mostra di arte contemporanea che mostrerà anche un'opera di Volker Hermes, che ha ispirato proprio alla pandemia, quindi alla mascherina e tutte le restrizioni che in quest'anno ormai con cui conviviamo, ci siamo abituati. E invece opere più storiche anche della Pinacoteca Malaspina, tra cui la Pala Bottigera di Vincenzo Foppa. Quindi arte contemporanea e arte storica ai musei civici. Per informazioni basterà recarsi sul sito ufficiale del Castello di Pavia. Concludiamo parlando della strage di Piazza Fontana, la proiezione a Milano in occasione dell'anniversario di un film. Anche di questo evento vi ho già parlato settimana scorsa, ma ritorniamo perché sarà nella giornata di domani, martedì 15 dicembre, che alle 18 verrà trasmesso questo film, Pino, vita accidentale di un anarchico, in memoria di Pino Pinelli, che perse la vita 51 anni fa, che ricorre il 51esimo anniversario della strage di Piazza Fontana, film diretto da Claudio Cipriani. Il film, prodotto lo scorso anno, verrà trasmesso ovviamente con tutte le normative e restrizioni anti-Covid-19, ma sarà anche poi proiettato su siti online al costo di 6 euro. Per sapere
come consultare il sito mentelocale.it. Questo è l'ultimo appuntamento, io vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo i nostri contatti, l'indirizzo email, il numero telefonico che avete visto anche in sovraimpressione per tutta la puntata, vedete nella slide. Vi ringrazio di averci seguito e aver iniziato con noi la settimana, grazie a tutti, a domani.